Giovedì 14 marzo, ben trovate e ben trovati a Liberi Dentro e Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia con la sua mezz'ora d'aria, in cui parliamo di tante cose, parliamo spesso, spessissimo di carcere, un argomento che stiamo cercando di diffondere, perché conoscere il carcere in qualche modo è conoscere e riconoscere la nostra società. Oggi con Alessandro, continuiamo la tradizione del giovedì alla Dozza con una lettura di un articolo scritto da Fabrizio che ha come focus le decisioni morali in funzione, diciamo, degli animali e anche delle persone. Ascoltiamolo. Ciao Antonella e ciao a tutti e tutti e benvenuti ad un nuovo giovedì alla Dozza. Quest'oggi leggiamo un articolo di Fabrizio, che è un assiduo scrittore e ci regala sempre dei ragionamenti molto interessanti. Quest'oggi il nome dello scritto si chiama Diritti degli uomini e diritti degli animali. Leggiamolo insieme. La TV è il mezzo di comunicazione più diffuso nelle carceri italiane. Qui si legge poco e si trascorrono ore davanti al televisore in un'alternanza compulsiva tra insulsi programmi di intrattenimento e alcuni di informazione quotidiana. In questi giorni i TG hanno a più riprese e anche in differenti salse focalizzato l'attenzione degli ascoltatori sul tentativo di dare fuoco a un cane di razza Pitbull avvenuto a Palermo e anche sulla morte di un gatto lanciato in piscina. I diritti degli animali. Moltissimi animalisti si sono quindi riuniti con sit-in organizzati per stigmatizzare tali comportamenti, per richiamare al rispetto degli animali e per sollecitare una tutela giuridica ed etica nei confronti delle specie che sono differenti dall'uomo. Hanno chiesto a gran voce il riconoscimento degli obblighi morali di ogni essere umano nei confronti degli animali ed il superamento della dinamica dello specismo. Sentimenti come la compassione e la simpatia per gli animali o la repulsione verso le sofferenze imposte loro dall'uomo non hanno fondamento razionale, ma potrebbero essere elementi significativi nell'impostazione di un sistema morale. Nella nostra società moderna e complessa, forse non saremo mai in grado di avere un'esperienza completa dell'impatto delle nostre decisioni morali. Possiamo, nondimeno, tentare il possibile per esperire emozionalmente la coscienza di questo fatto. Se un essere soffre, non ci può essere una giustificazione morale per rifiutare di prendere in considerazione questa sofferenza. Non importa quale che sia la natura di questo essere, la sua sofferenza è da tenere in considerazione al pari di sofferenze simili di qualsiasi altro essere. Molti ritengono corretto parlare di doveri dell'uomo nei confronti degli animali, piuttosto che di diritti degli animali in sé. Il nostro Parlamento si è subito attivato con l'inasprimento delle pene in caso di abbandono o di violenza sugli animali, con misure di protezione diventate sempre più rare, con limiti imposti tanto alla caccia quanto alla vivisezione e, non ultimo, con l'introduzione dell'obbligatorietà delle doggy bag all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Siamo quindi di fronte a segnali certi del cammino che all'interno della società civile e politica si sta compiendo per garantire una società più umana ed eticamente corretta. Siamo tutti d'accordo nel sostenere queste battaglie, consapevoli che occorre esprimere solidarietà nei confronti degli animali vittime di abusi e di violenza. Tutto bene quindi? Beh, non ancora, non proprio. Perché in questi giorni si è suicidato un giovanissimo detenuto con 8 mesi da scontare. Nonostante le grida di dolore lanciate dalla mamma nei confronti dell'amministrazione penitenziaria per evidenziare i rischi suicidari del figlio, nessuno è intervenuto. Nemmeno i media, del resto, ne hanno dato notizia con la giusta evidenza. Per non parlare poi dell'opinione pubblica, silente, e del silenzio assordante della politica, pronta ad affrontare i problemi della giustizia solamente in maniera autoreferenziale.
I politici hanno cancellato i reati cosiddetti white collars, ovvero i crimini dei colletti bianchi, dall'articolo 4 bis di prima fascia. Hanno abolito così il reato di abuso d'ufficio. Ma ecco, mi viene da dire, solo gli esseri umani meritano uno status morale? Hanno qualche proprietà esclusiva che li distingue dagli altri animali? Le vicende appena raccontate fanno sprofondare noi persone private della libertà personale in uno stato di profonda frustrazione. Perché? Perché posti addirittura al di sotto degli animali nella considerazione compassionevole dell'opinione pubblica. Antonella, che pensieri ti ha suscitato la lettura di questa lettera? Alessandro, io ho pensato che all'interno di questa lettera ci sia una frase, anzi un paio di frasi veramente significative e le vorrei leggere un attimo perché a questo ci possiamo agganciare per capire che la sofferenza non dovrebbe avere una connotazione diversa se a soffrire sono gli animali o sono le persone. Comunque ve la voglio rileggere perché effettivamente è da qui che può partire la riflessione. Se uno soffre, non ci può essere una giustificazione morale per rifiutare di prendere in considerazione questa sofferenza. Non importa quale sia la natura di questo essere, la sua sofferenza è da tenere in considerazione al pari di sofferenze simili di qualsiasi altro essere. Ecco, questa mi sembra una visione molto interessante, inclusiva e universale. Antonella, non posso che essere d'accordo con te. Come dicevamo, la strada per arrivare a introdurre questa concezione nella nostra società è ancora lunga. Ha detto bene Fabrizio che per quanto riguarda gli animali cominciano ad esserci i primi segnali positivi invece che spesso mancano quando si parla di carcere e questo è da migliorare, anzi. Ora però mi fermo qui e vi lasciamo insieme a Fernanda Abiuso di AVOC che stiamo conoscendo in questi giorni. Quest'oggi Fernanda ci parla di quanto è importante per AVOC permettere il ricongiungimento tra i detenuti a fine pena e le loro famiglie e quindi tutte le attività che organizzano, sia la festa delle famiglie all'interno del carcere, ma anche e soprattutto con i loro appartamenti dove c'è sempre un letto in più per fare in modo che quando un detenuto esce o in permesso premio o a fine pena, ci sarà sempre negli appartamenti di AVOC un letto anche per la compagna o il compagno e un eventuale figlio. Ascoltiamola. Anche in qualità di membro di AVOC e anche all'interno dell'equipe del progetto di Mittendi, di cui abbiamo parlato anche in trasmissione per mezzo delle parole di Sharon Orlandi. Sì, l'ho sentita, sì. Ecco, ci racconta anche la sua posizione all'interno di questo progetto e la sua prospettiva. Sì, dunque partecipiamo all'equipe di Mittendi, insieme anche ad altre forze che appunto fanno questo servizio, perché da lì in quella sede vengono presentati mensilmente, l'incontro è mensile quasi sempre, viene presentata una lista delle persone che avranno il fine pena sulla carta, il fine pena ufficiale, da lì a 12 mesi, da quel momento a 12 mesi. Quindi questo significa che sono le persone di cui potenzialmente noi, con l'offerta dell'alloggio di transizione, potremmo occuparci. Una parte di queste persone fortunatamente hanno già una soluzione abitativa che li aspetta, una possibilità. Una parte viene aiutata dai servizi sociali del territorio, appunto, tipo Bassa Soglia, Sharon, che avete già sentito. E però nell'elenco delle persone possono esserci dei nomi che possono rientrare nella nostra progettualità, quindi nella nostra progettazione. Quindi magari se sono persone, alle volte sono persone che abbiamo già cominciato ad incontrare, perché ci hanno già state segnalate prima di questo periodo, anche perché la preoccupazione per l'uscita spesso si manifesta molto prima dei tempi possibili.
C'è sempre l'eventualità dello sconto di pena che se uno ha avuto una condotta lineare, diciamo, no, può sempre, è sempre pronto, diciamo, è sempre disponibile. Tra l'altro adesso pare che vogliano utilizzare questa possibilità di dare uno sconto, anzi la proposta credo che sia di maggiorare lo sconto di pena facendo 60, invece dei 45 giorni che si sono previsti adesso, passando a 60 giorni, perché c'è il problema del sovraffollamento. Insomma, questa è la notizia che leggevo ieri, per esempio, no? Quindi ci sono sempre questi dati che non sono certi del tutto, no? La data dell'effettivo momento in cui uno uscirà dal carcere, come anche può essere che ci sia una pendenza di cui magari anche l'interessato non è a conoscenza, che viene poi agganciata all'ultimo momento prima che esce. E per cui si ritrova un anno in più, per esempio, no? Che può succedere. Quindi dopo bisogna aspettare tutte le procedure necessarie. Quindi noi siamo presenti in questo senso qui, con questo ruolo che anche lì ci è capitato di dover ragionare su cosa fosse opportuno mettere in piedi al momento dell'uscita, oltre all'alloggio che eventualmente potevamo offrire noi, per sostenere la persona che usciva perché si erano avvisati altri bisogni, insomma, di sostegno. Naturalmente noi ci occupiamo anche del rapporto con le famiglie, appunto, quando fanno il permesso li ospitiamo, ospitiamo i familiari insieme alla persona detenuta, quindi anche qui nel momento dell'uscita, se ci sono dei rapporti familiari un po' da sostenere in qualche modo, ci occupiamo anche di quello, o contattiamo i servizi sociali, cosa che succede perché soprattutto se ci sono minori, i servizi sociali sono intervenuti al momento in cui magari un padre di famiglia è entrato in detenzione, la moglie con i figli minori si è trovata in difficoltà fuori. Quindi ci sono anche questi contatti fuori sul territorio con tutto il servizio sociale, con gli operatori, oltre che con il web, come dicevamo prima. È importante, visto che voi Dialog ci tenete tanto alla figura, e alla rete familiare, al gruppo familiare, visto quello che fate anche per la giornata delle famiglie, e questi spazi come quello in cui siamo ora è uno spazio pensato anche per più persone, non solo per una persona, ma per ospitare, come mi raccontavi prima, anche alcune coppie che si ricongiungono anche da paesi esteri. Quindi quanto è importante l'ottica e la presenza di una famiglia per queste realtà, per queste persone? Gli effetti sono basilari, siamo esseri sociali, no? Ce lo diciamo sempre, quindi gli effetti sono molto importanti, soprattutto vediamo, soprattutto per una persona che è lontana, è stata allontanata, deve scontare, se uno ha commesso un reato deve scontare la pena, giustamente, no? Però in alcuni paesi, per esempio, ci sono dei contatti con le famiglie ravvicinate, senza sorveglianza, diciamo così, no? I famosi colloqui intimi I di cui si colloqui. parla in questi giorni. Esatto, i colloqui intimi. E quindi questo chiaramente può mancare, è uno dei legami, no, del rapporto familiare, che ci sia la sessualità, il rapporto intimo con la persona con cui si ha una storia, un legame, anche se non è formalmente riconosciuta da un matrimonio, ma che sia un legame solido. La lontananza naturalmente si chiama lontananza, nel senso che poi gli altri mancano. Per cui, come accennavo prima, ho visto io stesso, insomma, delle situazioni che hanno retto durante il periodo della detenzione, per cui magari la compagna o la moglie veniva a trovare, portava i figli, portava, se ce n'erano, portava i figli ai colloqui o comunque manteneva la relazione, perché quasi come, dico io, se sentisse un obbligo di sostenere questa persona in difficoltà, di sostenere il compagno in difficoltà. Però nel frattempo la lontananza affettiva si è fatta sentire, per cui magari ha incontrato qualcun altro o si è reso conto che magari da sola poteva avere una prospettiva di vita diversa. Non so, chiaramente lì non è che andiamo a fondo nelle relazioni e nelle storie. Magari se stiamo ospitando un uomo che è rimasto
deluso, insomma, da come la storia effettiva si è manifestata dopo la sua uscita dal carcere, sentiamo soprattutto il suo racconto. E qualche volta abbiamo raccolto anche dei racconti di grossa difficoltà nel ricreare il rapporto con i figli, soprattutto se sono minori o adolescenti, perché questa separazione incide molto naturalmente sull'immagine che soprattutto i ragazzi possono avere del padre. Sappiamo tutte queste storie, insomma, che ci sono, l'importanza del legame, l'importanza di una figura che comunque abbia significato, che non è solo nelle parole, ma è nella presenza e nell'esempio. Insomma, questo è un dato di fatto. Quindi, quando è possibile, sì, bisogna dare queste opportunità, di quello che noi come associazione siamo una goccia, possiamo cercare di fare, insomma, con la nostra operatività. Siete una goccia, è vero, ma come si dice, tante gocce riempiono poi il mare, nel senso che è una goccia che comunque dà speranza, perché è bellezza. Il posto in cui ci troviamo, così come tutte le altre attività che fate, comunque regalano dei momenti di benessere, dei momenti di ricongiungimento con la propria famiglia. Quindi speriamo che questi colloqui intimi vengano sviluppati, resi esecutivi ed effettivi, e che non ricada tutto sulle spalle poi delle associazioni e dei servizi sociali. E rieccoci per passare alla rubrica del giovedì, che è Pillole di Antigone. Oggi Susanna Marietti ci racconta del settimo rapporto di Antigone sulla giustizia minorile e ci parla appunto dei dati raccolti dall'osservatorio. Ci sarà con lei Alessio Scandurra, il coordinatore dell'osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone. Ascoltiamolo insieme. I numeri essenziali mi sembra che li abbia già dati Susanna. Ci sono alcune cose che può essere utile aggiungere o andare un po' più nel dettaglio, ma tenete presente, chi vuole andare più nel dettaglio, che poi i singoli contributi sono ricchissimi di dati. Volevo un secondo invece farvi, prima di darvi qualche numero, far vedere qualcosa in più del sito. Dunque, la struttura è appunto, questa è la sezione dedicata agli istituti penali per i minorenni, c'è una sezione dedicata alle comunità, perché negli ultimi anni abbiamo visitato e provato a raccontare anche, abbiamo visitato, come vedete, alcune comunità, abbiamo provato a raccontare cosa sono, come sono fatte, che attività si fanno, che attività si svolgono all'interno, che tipo di utenza c'è. E poi c'è, diciamo, tutta una parte dedicata a una serie di approfondimenti su temi specifici o su vicende, anche storie, e questa è quella nella quale probabilmente trovate l'analisi in dettaglio di alcuni dei numeri che sono stati esposti fino ad ora. E uno dei temi che ovviamente in questi mesi si è posto è quello poi dell'andamento della criminalità minorile, perché fatti di grande allarme sociale ovviamente poi al tempo stesso interrogano su cosa stia accadendo in generale sull'andamento della criminalità minorile in Italia. Il dato è un dato che è stato a lungo in calo, è stato un dato, trovate anche grafici che lo illustrano, è stato a lungo in calo nel nostro paese e che è iniziato a crescere, è ricominciato a crescere dopo la pandemia. Nel periodo per il quale abbiamo dati a disposizione, che si ferma però al 2022, di fatto siamo tornati come segnalazione all'autorità giudiziaria a un picco che avevamo registrato in passato, l'ultima volta nel 2015. Quindi in qualche modo si è registrata una crescita che però va probabilmente capita
nel complesso di una serie di dati che ancora si fatica a raccogliere fuori dal penale, di crescita, di fragilità psicosociale dei giovani, dei minori in questo paese. Aumentano le notizie, diciamo, per esempio tante strutture di neuropsichiatria infantile che denunciano una crescita di ingressi, un aumento di criticità della situazione sul territorio, quindi, come dire, è un panorama problematico in questo momento, di cui il penale è una parte e ovviamente il penale non è chiamato ad essere la risposta di tutto questo. E la crescita si è concentrata soprattutto nelle regioni del centro-nord, la crescita di segnalazione all'autorità giudiziaria, la crescita di ingressi nel sistema, si è anche nel sistema, diciamo, dei minori delle comunità e dell'ITM, si è registrata soprattutto nel centro-nord, nel nord più che nel centro-nord. In Italia, nel centro-Italia i numeri sono più contenuti e addirittura si registra un calo di segnalazioni, diciamo, di reati nel sud e nelle isole. In qualche modo, quindi, evidentemente i problemi che riguardano il fuori del sistema della giustizia, che riguardano non la giustizia minorile ma ciò che c'è prima della giustizia minorile, sembrano come dire, starsi acuendo nel nord del paese, dove insomma, penso la situazione della città di Milano in qualche modo è paradigmatica. C'è un welfare che fa fatica a farsi carico della fragilità sociale più che in passato, in questo momento, e questo riguarda in tanta parte anche i giovani. E le presenze, come diceva Susanna, le presenze nel sistema degli IPM, il 15 gennaio avevamo 496 ragazzi e ragazze detenute nei 17 istituti penali, le donne quel giorno erano 13, 2,6%, la gran parte, 8, stavano a Pontremoli, che è l'unico istituto penale minorile e solo femminile d'Italia, quindi le poche che non erano a Pontremoli erano o a Roma o a Napoli in quel momento. Gli stranieri sono più della metà, sono stati a lungo quasi la metà delle presenze degli IPM, sono diventati da qualche tempo più della metà delle presenze degli IPM. L'istituto con più presenze era Beccaria di Milano con 69 ragazzi, quelli più piccini con meno presenza erano Quartuccio in Sardegna con 8 ragazzi e appunto Pontremoli in Toscana con 8 ragazze. Che altro posso aggiungere di così di utile? Cresce, come dicevamo, cresce la custodia cautelare. Se si guarda il numero assoluto degli ingressi in IPM nel 2022 rispetto al 2023, gli ingressi di persone con una posizione giuridica definitiva sono più o meno gli stessi, i numeri assoluti sono sostanzialmente uguali. Sono cresciuti tanto i numeri delle persone che entrano in IPM con una misura cautelare, quindi la crescita degli ingressi in IPM è fatta, lo diceva prima Susanna, è fatta in gran parte della crescita di persone che entrano in IPM in misura cautelare. E l'altra cosa che per anni aveva, una cosa che si diceva sempre degli istituti penali per minorenni era che erano occupati prevalentemente da maggiorenni, in realtà sembrava un po' un paradosso. Oggi per la prima volta da un bel po' di tempo a questa parte la maggioranza dei presenti è minorenne. La fascia più rappresentata è quella dei 16 e 17 anni, ovviamente gli sedicenni sono comunque molto pochi. I minorenni sono il 57,7% dei presenti. Se si guarda però solo alle ragazze si supera il 60% dei presenti minorenni, se si guarda solo agli stranieri siamo quasi al 65% minorenni, quindi diciamo gli stranieri sono mediamente più giovani, gli italiani sono mediamente più avanti negli anni, sono comunque
minoranza adulti, ma una minoranza molto più corposa. E, i 9 dei 17 istituti penali minorenni, ben 9 stanno tra Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata e Campania. Quindi diciamo queste, in queste regioni sono ospitati il 48% dei ragazzi ospitati dall'IPM nel nostro paese, quindi diciamo c'è una, come dire, un presidio molto, molto grande di IPM in Sicilia e nelle regioni del sud Italia, con una situazione invece di ingressi crescente nel nord Italia, e quindi si crea poi questo, questo disequilibrio di cui si parlava prima, e la minaccia e il rischio di essere costretti a ricorrere ai trasferimenti, spostare i ragazzi. Tra l'altro, insomma, teniamo presente che la permanenza in IPM mediamente non è una permanenza lunga. Comunque per i ragazzi, anche per i ragazzi che passano dall'IPM, generalmente l'IPM non è la fine della vicenda. I ragazzi che escono a fine pena dall'IPM non sono molti, sono purtroppo in crescita, ma non sono molti. Pertanto anche durante la permanenza dell'IPM si cerca una soluzione alternativa. Quindi è chiaro che la costruzione di questi percorsi viene meglio se il ragazzo si ferma sul territorio. Ogni trasferimento complica ulteriormente questo percorso. La sovrarappresentazione degli stranieri, anche di questo ne abbiamo parlato, è evidente sulle presenze, è evidente sugli ingressi, è evidente sono sovrarappresentati sulle misure cautelari rispetto alle esecuzioni di pena, sono sovrarappresentati sui reati meno gravi rispetto ai reati più gravi, quindi è dato che emerge con grande evidenza da tante parti. E un'ultima cosa che forse è utile ribadire, anche questa l'abbiamo detta tante volte, la gran parte dei ragazzi di IPM, soprattutto questo vale per gli stranieri, ma però anche per gli italiani, sono in IPM per reati contro la proprietà, non per reati contro la persona. Cioè in qualche modo, per chi ha meno familiarità con questo sistema, ci si immagina che questi ragazzi in IPM, che sono così pochi rispetto alla massa, rispetto al numero complessivo dei ragazzi che viano le leggi penali, questa piccola minoranza sia fatta di una minoranza di ragazzi che commettono i fatti più gravi. E anche questo Giovedì Insieme termina qui. Non possiamo far altro che ricordarvi di scrivere a redazione Liberi Dentro, @gmail.com, oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99, 40 128 Bologna. Un saluto a tutti coloro che ci hanno voluto seguire, alle persone ristrette delle case circondariali dell'Emilia Romagna, a Fabrizio che ha scritto la lettera e ovviamente a tutti coloro che da fuori hanno pensato di collegarsi ai nostri canali per stare con noi. Ci vediamo domani, un saluto da me che sono Antonella, da Alessandro, da Enea, da Maria Cristina e da Sofia. Ciao!